Beh, bisogna ammetterlo, a Gesù è stato tirato un vero straordinario trappolone, davvero forse il più raffinato, il più delicato e il più difficile da superare fra i tranelli che periodicamente viene dato a Gesù. In questo caso, annota Matteo, sono due i protagonisti che si mettono d'accordo, gli erodiani e i farisei. Buffo, no? Perché sono fra le persone che più si odiavano fra di loro. Gli erodiani, cioè, erano coloro che appoggiavano e difendevano il re Erode, che come sappiamo era un re fantoccio, messo lì dai romani perché mezzo sangue ebreo, quindi per tenere buona questa riottosa provincia romana che da un secolo era occupata. Invece i farisei erano, come dire, fra i propugnatori, non a livello degli zeloti, ma fra coloro che invece sognavano il ritorno del regno del re Davide, che consideravano Eretz Israel, cioè la terra di Israele, violata dai romani. E perciò si mettono insieme veramente il diavolo e l'acqua santa, perché nessuno avrebbe potuto mettere insieme queste due fazioni, se no il comune condiviso odio nei confronti di Gesù. Gesù, che è questo profeta falegname arrivato dal nord, attaccabrighe, che alla fine ridicolizzava la devozione dei farisei, ne mostrava tutte le fragilità e dall'altra non si dimostrava compiacente nei confronti del potere. Insomma, non c'è che dire, quando si ha un comune nemico ci si allea per interessi propri. Ma guardate, è interessante perché questa logica della contrapposizione, questo accanimento, questo odio, mi sembra che caratterizzi da sempre il cuore dell'uomo, e lo devo ammettere, mi sembra che caratterizzi questo nostro tempo, anche questo nostro tempo di chiesa, in cui bisogna fare le fazioni, bisogna cercare i nemici, bisogna esacerbare le posizioni, le contrapposizioni. Ma il trappolone è straordinario, perché bisognava in qualche modo raccogliere delle tasse che Roma pretendeva. Roma in realtà interessava solo avere un gettito dalle province, non è che gli interessasse più di tanto, e quindi appaltava questa cosa, lo sappiamo, ai pubblicani come Matteo. E d'altra parte però i farisei nicchiavano e dicevano che no, non bisognava in alcun modo dare i soldi all'impero romano. Tra l'altro i soldi che circolavano erano quelli con l'effigie dell'imperatore, e quindi l'effigie violava il divieto di rappresentazione, quindi era idolatria avere in tasca una moneta dell'impero romano. Se Gesù avesse detto sì, bisogna pagare, si sarebbe messo dalla parte di coloro che collaboravano con Roma. Avesse detto no, non bisogna pagare, si metteva nei guai con l'impero romano. Non c'è che dire, un bellissimo trappolone, come a volte succede anche a noi di fare o di ricevere. Notate l'astuzia di questi avversari di Gesù, i quali non pongono domande teoriche su chi è Dio, su cos'è la preghiera, sul cammino di fede, cosa che forse ci aspetteremmo, no? Tutti noi ci avviciniamo alle persone di spiritualità pensando che abbiano qualcosa da dirci rispetto al loro specifico. No, la buttano in cacciare, in politica, la buttano in modo da costringere Gesù a prendere una posizione, in modo da rendersi antipatico l'uditorio. Guardate, succede anche a me, che non sono Gesù, che cerco di vivere la mia vita meditando la parola e orientando le mie scelte alla luce del Vangelo. Finché si tratta di parlare dei massimi sistemi, degli angeli e degli arcangeli, va tutto bene. Quando poi si cala nella concretezza, pensate per esempio a quello che sta succedendo alla nostra Chiesa europea, alla nostra Chiesa italiana, pensate al sinodo che si sta celebrando, quasi finito, la parte, come dire, universale, queste tre settimane in cui 365 votanti cercheranno di fare un po' il punto della situazione su temi sollevati dall'assemblea di tutto il mondo, però poi quando si va nel dettaglio, ecco allora che ci sono le partigianerie, quelli col ditino alzato, senza capire che invece la logica del Vangelo è una logica alta e altra. Ed è interessante perché la risposta che Gesù dà, devo dire con straordinaria eleganza e con molta intelligenza, spiazza entrambi. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ora, dobbiamo essere sinceri, non sappiamo bene che cosa Gesù intendesse.
Che cosa significa? Bisogna insomma pagare o no questa tassa? Interessante il modo simpatico, anche un po' guascone, che Gesù ha, chiedendo ai farisei che ponevano questa domanda una moneta, che quindi loro teoricamente non avrebbero dovuto avere in tasca, ma sono così dei grandi fanfaroni per quanto concerne le cose teoriche, ma nella pratica, come tutti, insomma, bisogna pure arrangiarsi, non si può mica correre il rischio di beccarsi magari un arresto oppure un paio di bastonate da un soldato romano. E perciò mostrano loro che assolutamente mai avrebbero toccato la moneta con l'effigie dell'imperatore e ce l'hanno in tasca. E Gesù, dimostrando così il suo senso dell'ironia, anche come a dire: ma sono questi veramente i problemi? È questo che vi sta a cuore? Cioè dobbiamo tirare Dio per la giacchetta per dirgli se siamo pro o contro l'invasione romana? E poi conclude appunto con questa enigmatica frase: dati a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ma c'è un dettaglio: in greco, che è la lingua in cui sono scritti i Vangeli, l'inglese di allora, che ci mette forse sulla giusta strada. Cioè Gesù non dice date, ma dice restituite. Restituite a Cesare quello che è di Cesare. Cesare quindi inteso come le realtà del mondo, le realtà sociali, economiche, politiche. È come se Gesù affermasse, e poi è stata una cosa che è stata elaborata lungo la storia della Chiesa, nella dottrina sociale, che il mondo ha una sua autonomia, una sua logica. Cioè il Dio biblico, che poi Gesù ha rivelato in maniera definitiva, non vuole una teocrazia, ha creato gli uomini liberi e capaci di organizzarsi al proprio interno. Non c'è bisogno di essere cristiani per capire se fare o no un ponte di una strada statale della mia città. Non c'è bisogno che Dio intervenga direttamente per dividere l'eredità dei tuoi fratelli. Cioè Gesù afferma che abbiamo in noi l'intelligenza e gli strumenti, a partire dai fondamenti del Vangelo, per dare a Cesare, per restituire a Cesare quello che è di Cesare. E cioè per stare in questo mondo, non creando delle nicchie privilegiate, oppure dei piccoli gruppettini, animaletti da sacrestia, ma stare in questo mondo ragionando, in questo mondo avendo nel cuore la parola del Vangelo e la rivelazione di Dio, ma senza doverla imporre agli altri. Insomma, possiamo trovare un accordo sostanzialmente. Restituire a Cesare quel che è di Cesare indica anche la volontà da parte dei discepoli di abitare questa terra, di essere figli di questo mondo anche se non apparteniamo al mondo, di essere cittadini che hanno a cuore la cosa pubblica e che non si rifugiano in mondi paralleli. Perciò il cristiano, ahimè, è chiamato ad abitare questo mondo con la freschezza e l'intelligenza del Vangelo, ma di starci. Ma restituite a Dio quel che è di Dio, e cioè rendetevi conto, rendiamoci conto che ciò che siamo, che ciò che viviamo, che la nostra vita non si consuma tutta nelle cose che facciamo, nei successi che otteniamo, nelle relazioni, nelle cose belle, sane e sante che siamo chiamati a vivere, ma siamo molto di più, ma dentro di noi portiamo un'anima immortale che Dio ci ha donato il giorno del nostro concepimento. Che abbiamo una missione, che abbiamo un compito, che abbiamo, se lo vogliamo, una missione da adempiere, da compiere, che è quella di amare, di costruire, di anticipare il regno nelle cose che facciamo, quello che in teoria dovrebbe essere la Chiesa o che potrebbe diventare l'esperienza di Chiesa che siamo chiamati a fare. Che meraviglia questo! È come se Gesù dicesse agli erodiani e ai farisei: sì, ok, discutete pure di sta roba, peraltro non dà una risposta. Però occupatevi molto di più e molto più intensamente delle cose che rimangono in questa visione profonda dell'uomo, della sua storia, del suo destino. Ecco, fate questo, restituite a Dio quel che è di Dio. E mi piace moltissimo perché questa cosa dentro di me suscita tante riflessioni, no? Interessante, avete notato la prima lettura in cui addirittura si dice che Dio ha utilizzato gli eventi della storia
con il re di Persia che sconfigge i babilonesi e pertanto libera i prigionieri dei babilonesi che sono gli ebrei, dando addirittura loro i soldi per ricostruire il tempio. E l'autore biblico vede una provvidenzialità in tutto questo, negli eventi della storia, in tutto quello che succede, vede un intervento divino, non nel senso che Dio interviene mandando i fulmini contro i dittatori oppure facendo quello che noi pensiamo sia giusto, ma che alla fine questa logica di Dio si afferma, questa logica di salvezza prevale, anche se al momento non sembra così. Perciò diamo a Dio, restituiamo a Dio quel che è di Dio, perché è a partire da quello che poi possiamo fare tutto il resto. Se nella nostra vita, insomma, abbiamo trovato l'orientamento giusto, se la barca della nostra vita la stiamo orientando verso l'altra riva, se non abbiamo paura delle tempeste e non fissiamo lo sguardo sul mare e sulle onde, ma su Cristo che ci raggiunge cavalcando, camminando sulle onde, allora possiamo davvero anche restituire a Cesare quel che è di Cesare, perché abbiamo restituito a Dio, ricondotto a Dio quel che è più essenziale nella nostra vita. Che bel Vangelo libero e liberante, che bella riflessione che ci propone Gesù. E mi viene per me per questa settimana due intuizioni molto semplici. La prima è questa: quando Paolo in una sua lettera scrive a proposito di una disputa all'interno della prima comunità, tutto è vostro, Cefa, Apollo, Paolo, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Proviamo a ricondurre le nostre vicende lavorative, in parrocchia, di ministero, di problemi di mutuo, tutto quello che abbiamo. Proviamo a dire tutto è nostro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Che non vuol dire allora che Dio fa il posto nostro, che non vuol dire che Gesù si sostituisce a noi. Gesù ha rispetto di noi e sa che ce la possiamo fare. E la seconda cosa invece è un atteggiamento che mi sembra molto importante, forse da recuperare in questo mondo che ormai è pieno di vittime, di gente arrabbiata, di gente che si contrappone, di gente che lascia emergere l'ombra e quasi se ne vanta. Oggi ci si vergogna quasi di pensare il bene, di fare il bene. Quando a un certo punto sempre Paolo nella sua lettera dice cos'hai che non hai ricevuto? Cos'hai che non hai ricevuto? Allora perché te ne vanti? Come se fosse tuo e non lo avessi ricevuto. Insomma, tutto quello che siamo, la vita, i giorni, ma anche le cose belle che abbiamo scoperto nella nostra vita di fede, la comunità, la parola, i sacramenti, la Chiesa che è riunita in sinodo, che cerca di essere fedele al Signore, ma anche una giornata come questa, bellissima, nel mese di ottobre, tutto quello che abbiamo ci è stato donato e niente ci è dovuto. Che bello imparare a ringraziare ogni tanto. Sappiatevi amati, perché lo siete. Scegliete di amare se lo volete e fatelo come potete. Buona domenica.